Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa che il Figlio se non il Padre, e né che il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ringrazia il Padre perché ha nascosto la grande luce dei misteri della redenzione ai superbi, a quelli che sanno più cose di questo mondo, presumono anche di sapere tutto, e come condotta poi non corrispondono a quella che deve essere l'espressione della modestia, della purezza del cuore, della speranza in una vita eterna. Bene, allora è proprio Isaia che nella profezia che abbiamo ascoltato ci ricorda che in quel giorno, cioè nel giorno della venuta di Cristo, e noi siamo già nel mese di Natale, stiamo già meditando le verità che girano intorno al mistero dell'incarnazione di Gesù. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Jesse è la stirpe di Davide, il germoglio è proprio Cristo, che è chiamato figlio di Davide. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, con tutti i doni che lo Spirito Santo può dare: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, conoscenza, timore del Signore. Infatti, nel quadro dell'annunzio evangelico sono proprio ricorrenti queste virtù additate da Gesù come mezzi necessari per entrare nel Regno dei Cieli, no? Agli avari, a tutta la gente che di queste verità non ne sa nulla o non ne vuole sapere, Gesù inutilmente annuncia il Regno dei Cieli. Noi vogliamo ascoltare la parola di Gesù. Quindi accogliamo la profezia che ci prepara alla venuta di Gesù. Non prenderà decisioni per sentito dire questo germoglio di esse, cioè le decisioni che prenderà saranno di sua volontà, di sua ispirazione, di sua potenza, aggiungo, perché le opere che compirà Gesù saranno opere grandiose, opere divine. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, la sua parola veramente dividerà la bestemmia dalla lode, l'ignoranza dalla luce del Vangelo, la giustizia
sarà fascia dei suoi lombi, veramente e finalmente sulla terra si saprà che cosa è la giustizia e come può funzionare, perché le sperequazioni, le umiliazioni ci sprecano nella storia umana, i delitti che sono proprio il segno della violenza dell'uomo, dell'ignoranza spesso dell'uomo. Questi sono segni che saranno ribaltati dalla presenza, dalla parola e dalla potenza di Gesù. Allora, Isaia incomincia a prepararci al Natale. Gesù conferma dicendo: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Cosa vedevano gli occhi di coloro che stavano davanti a Gesù? Vedevano Gesù. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate. Profeti e re. Infatti i profeti, con l'ispirazione dello Spirito Santo, preannunciavano la venuta di Gesù e i segni precursori di questa venuta. Però non l'hanno visto lui. I re, i santi re del regno di Israele, fino alla venuta di Gesù, quelli veramente timorati di Dio, avrebbero voluto vedere questo Messia, ma non l'hanno visto. E allora, ecco, voi adesso, lui sta parlando ai suoi discepoli, dice: voi invece ora lo vedete e ascoltate le sue parole, quelle parole che re e profeti non potettero ascoltare. Da questo annuncio del Vangelo, dalla nascita di Cristo, noi abbiamo cambiato anima, si direbbe abbiamo cambiato faccia, veramente. Ora sì, anche sul volto del cristiano si riflette la sua anima, quindi la pace, la gioia della fede, la volontà dell'amore e della carità. Quindi il cristiano è un uomo che può camminare dritto, non deve nascondere il suo volto, può guardare in alto, perché lì è segnalata la presenza del Padre Celeste, del Padre di tutti. Da lì è venuto il Figlio di Dio e lì è tornato, in attesa poi di ripresentarsi di nuovo sulla terra. Quindi la nostra vita così è incatenata, è strettamente proprio, intimamente connessa e unita con la vita di Dio. Tant'è che Gesù dice nel Vangelo che verrà e farà dimora presso di noi. Ora, questa abitazione di Dio nell'anima rende l'anima quasi divina, e da questa sorgente di verità scaturisce la vita dei santi. Ricordiamo una pagina dei giorni precedenti il Natale del 1943, e proprio il 23 dicembre Santina era a letto in una stalla con la febbre a 41 per giorni e giorni. Nulla poteva mangiare, nulla riusciva a bere, qualcosa, grande fatica, tanto per sopravvivere. E c'era un po' di premura, la proprietà di quella stalla dove loro abitavano, la proprietaria, era una donna gentile, premurosa, si diede da fare a cercare un medico, perché il medico del paese l'aveva visitato, aveva diagnosticato la pleurite, la broncopolmonite, però poi era fuggito perché c'era lo sfollamento. In giro c'era un battaglione di marocchini, avidi, lussuriosi, violenti, e di questi c'era da aver paura in ogni modo, perché in alcuni paesi di quella zona hanno fatto una strage. E che cosa allora? Chi li poteva salvare? Chi poteva medicare e guarire Santina? Allora questa donna esce di casa e dice: voi pregate
E lei infatti disse alla mamma, alle sorelle, a tutti i familiari: venite intorno a me e preghiamo, perché adesso il Signore provvederà. La paura della mamma erano questi marocchini che potevano fare uno scempio lì delle figlie in quel luogo. Lei prega, pregano tutti insieme, ma lei appena riesce a muovere le labbra, perché ha un pallore cadaverico, è sfinita. E dopo un po' si vede arrivare un soldato, un ufficiale francese, che aveva preso niente di meno qualche ora prima come abitazione proprio il piano superiore a quella stalla. Per cui i marocchini non potevano andarci là, altrimenti potevano essere fucilati se commettevano una delle solite aberrazioni. Ed ecco, questo medico entra, vede, visita e dice: ma questa è viva ancora. Comunque, piano piano la fa sedere, mette un cuscino davanti, fa poggiare il viso e dice: trattieni il respiro. E lui infila un grosso ago tra le costole e incomincia ad aspirare il liquido pleurico. Un litro, due, tre, quattro. E lei non ce la faceva più proprio. Durò circa 3 ore questa operazione, ma fu la salvezza. Dopo lei si riprese un po' e disse: non ce la faccio più. Però ringraziò il medico e disse alla mamma, la chiamò vicino con un filo di voce: te l'ho detto che Dio provvede, vedi, adesso sono venuti gli ufficiali francesi qua in questa casa e noi stiamo tranquilli. È un periodo terribile, è un momento per la sua salute veramente critica, al punto che tutti temevano la sua morte. Questo dottore ritorna più tardi, porta delle medicine adatte per calmare la febbre, e insomma superò anche quella circostanza. Ma la cosa che è proprio da scoprire in questa condizione quasi estrema di Santina: la forza della sua fede, primo, poi la fiducia nella preghiera, terzo, valore della sofferenza che lei offre insieme alla preghiera, e il Signore esaudisce e protegge tutta la famiglia. Tra l'altro oggi, 3 dicembre, mi informava Padre Leone, ricorre l'anniversario del matrimonio dei genitori di Santina, quindi una famiglia tutta, ecco, messa nella memoria e nella nostra preghiera, perché noi facciamo bene a seguire spiritualmente il cammino di questa creatura eccezionale, ma impariamo a raccogliere proprio da lei questi semi di fede, di carità e di pazienza per santificarci.